Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono contentissima perché, come avrete letto dal titolo, oggi spacchetto insieme a voi dei pacchetti che mi hanno mandato le aziende. Ah, sono troppo contenta! Finalmente delle aziende stanno iniziando a contattarmi. La cosa mi piace tantissimo. Ci tengo a dirvi che non accetto tutte le collaborazioni che mi vengono proposte, anzi, penso che tipo la maggior parte le rifiuto. Io non voglio farvi vedere dei prodotti solo perché me li mandano, cioè io accetto le collaborazioni che mi sembrano interessanti, che so che possono interessare anche a voi, quindi ecco, sappiate appunto, ci tenevo a dirvelo. Oggi vi faccio vedere, cioè spacchetto insieme a voi tre pacchettini di cui sono davvero davvero contenta. In alcuni non so che cosa ci sia, cioè in due dei tre non so esattamente cosa ci sia all'interno. Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Il primo pacchettino che spacchetto insieme a voi è di questo brand qui che si chiama Orfica e dovrebbe essere lo stesso brand che faceva, cioè che fa Real Lash, che è praticamente il siero, quello per far allungare le ciglia. Sono andata a vedere sul loro sito, so che cosa mi hanno mandato, ma all'interno sento che ci sono più prodotti, quindi sono troppo contenta. Appunto, ho provato quel siero, la cosa mi diverte tantissimo perché quel siero me l'avevano inviato, era stato il primo prodotto che io avessi mai ricevuto da un'azienda ed è eccezionale. Avevo fatto un video, mia mamma l'ha ricomprato diverse volte perché le piaceva tantissimo. Oddio, le allunga davvero e i risultati si vedono davvero. Se cercate un buon allungante ciglia, io vi straconsiglio quello lì perché l'ho provato e funziona. Non ne ho provati altri, ma quello posso assicurarvi che funziona. Il pacchettino si presenta in questo modo. E ha un odore buonissimo. Credo siano queste cose. Sì, sono queste cosine qui. Che carini! Mi piace un sacco il pacchettino che profuma. Il prodotto in questione è questo. Alla fine c'è soltanto un prodotto all'interno. Praticamente si chiama Touch. Sono 4 moisturizing gloves, cioè sono dei guanti che servono appunto per nutrire le mani. La cosa mi piace tantissimo, soprattutto in inverno. Credo che questa tipologia di prodotto sia carinissima, magari per chi va in motorino, per chi soffre tanto il freddo. A me le mani in inverno si spaccano tantissimo. Dice anche che questo prodotto va praticamente, è anche anti-age, perché riduce l'apparenza delle rughe e va a stimolare il collagene e la produzione di elastina. Quindi è perfetto anche per una pelle che non è più così tanto giovane. Gli ingredienti qui c'è scritto dovrebbero essere abbastanza naturali. Ora io sinceramente gli inci non li so assolutamente leggere, però vedo scritti un paio di oli qui dietro, tipo seed oil, non mi ricordo esattamente che cosa sia. Non mi sembra per nulla male l'inci, comunque come vi dico sempre andatelo a cercare sul sito perché sicuramente voi ne sapete di più di me, non voglio darvi delle informazioni sbagliate. Il sito sul quale potete trovare questi guanti è orfica.com. Allora, la cosa fighissima è che dovete mettere i guanti, ci dovrebbe essere una specie di linguetta che serve a tenere il guanto sulla mano. Dopo 15 minuti dovete praticamente toglierli e massaggiare l'eccesso di prodotto. Questo qui è il prodotto in questione, viene in queste bustine qui e adesso lo apro insieme a voi, così almeno stasera vi metto i guanti e insomma vi farò sapere in un altro video che cosa ne penso, sono stranissimi. Ok, sono ancora più curiosa adesso, sembra, cioè sono fatti di plastica fuori, io pensavo fossero fatti di tessuto, avete presente, cioè tipo Sephora mi pare li fa, ma non sono sicura che siano tutti cioè ricoperti così, credo che siano in tessuto e sporcate tipo tutto quanto. Vanno aperti in questo modo. Ah, c'è scritto destra e sinistra, cioè right and left, così non vi potete sbagliare. Forse dovrei togliere gli anelli. Credo sia una buona idea. Ho infilato la mano dentro e sento che il guanto è bagnato. Praticamente, ah, fighissimo! Infilate il guanto in questo modo. Andate a togliere la linguettina, se riesco. Ok, andate a togliere la linguettina qui e praticamente lo stringete in questo modo così il guanto rimane bello stretto sulle vostre mani e nel frattempo potete fare anche qualcos'altro. Sembrano quasi guanti per lavare i piatti. Sembra fighissimo il coso che c'è dentro. Li proverò e vi farò sapere che cosa ne penso per i prezzi e tutto quanto. Mi raccomando, andate a vedere il sito, ricordatevi orfica.com
E il nome del prodotto è appunto Touch del brand Orfika. Grazie per avermi mandato questo prodotto. Il prodotto che c'è all'interno sembra davvero davvero bello. Sono curiosissima di provare questi guanti. Per chi di voi me lo chiederà nei commenti, non ha un odore particolare, sa semplicemente di pulito, quindi non ci sono, stavo ancora continuando a fare così. Non ha una fragranza che può disturbare chi non ama delle fragranze. Secondo pacchettino, questo neanche l'ho levato dalla busta. Forse avrei dovuto farlo prima. Questo qui è di un'azienda che si chiama BF Effect. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Carinissimo, qui sulla scatola c'è scritto: Wow, you're gorgeous. Non sono mai riuscita a dire questa parola. Figo, perché voglio fare l'inglese, poi sembro tipo What's American? Allora, questi qui dovrebbero essere due tipo concentrati, non sieri, ma delle goccine che voi potete sia applicare così da sole sul viso, sia magari mischiare all'interno della crema. E dovrebbero appunto essere concentrati. Allora, uno, sì, ok, ora me li ricordo perché mi sono arrivati un po' di settimane fa. Uno è illuminante, l'altro invece dovrebbe essere nutriente. Sono curiosissima di provarli perché a me queste cose di skincare piacciono tantissimo. Datemi qualche settimana per provarli perché quando metto le cose sul viso, ovviamente devo testarle per un po' di tempo per vedere se effettivamente fanno qualcosa. Datemi qualche settimana e poi magari li vedrete in qualche video. Ultimo pacchettino, sono troppo contenta, ragazzi. Feel Unique. Ah, lo conoscete? Se non lo conoscete, è una specie di Sephora online, per capirci. Ha tipo marchi pazzeschi e vende un sacco di roba fighissima. Infatti, quando ho saputo di poter collaborare con loro ero troppo contenta. Mi hanno detto: sì, scegli alcune cose, non mi hanno detto quante. Gli ho mandato una lista infinita di prodotti e poi ho detto: ah, non so quanti me ne volete mandare, scegliete voi. Quindi non so esattamente che cosa e quanti prodotti ci siano qui dentro. Secondo me, tipo, ne avranno mandati tre, qualcosa del genere. Ne hanno mandati quattro! Ah, sono contentissima! Allora, primo prodotto che hanno mandato è questo qui. Allora, io lo volevo provare da tantissimo tempo. Ho detto: quando vado in centro lo prendo perché NARS è solo in centro. Quando ho visto che ce l'avevano sul sito, ho detto: senti, io provo a dirglielo, vediamo se me lo mandano. È il correttore di NARS che si chiama, no, assolutamente no. Qui a Roma significa un'altra cosa. Si chiama Soft Matte Complete Concealer e questo qui è nel colore vanilla. Sono curiosissima di provarlo perché vi ho detto, sto cercando un sostituto al correttore di Kryolan che utilizzo sempre. Non riesco a trovarne uno altrettanto buono. Li fanno tutti super grassi e invece quello di Kryolan mi piace tanto proprio perché è una via di mezzo tra un cremoso ma non grasso. Quindi lo metti ma sta lì al suo posto senza muoversi o senza fare troppe pighette o troppo spessore. Sto parlando tanti, cioè non tantissimo, troppo veloce. Calma, Giulia. Sono curiosa di provarlo, non vedo l'ora. Ovviamente vi farò sapere di ognuno di questi prodotti. Altra cosa che era sulla mia lista è il fondotinta di Bare Minerals, quello original nel colore Fairly Light. Sono curiosissima di provarlo perché ho i miei 1000.000 fondotinta liquidi, ma ne volevo uno in polvere. Per quando fa più caldo, per quando voglio un trucco super veloce e quindi magari prendi il fondotinta in polvere con il pennello e lo spiattelli sul viso. Non ho più rimesso i miei anelli. Ecco, siccome quando lavoravo anche da Sephora mi ricordo che questo fondotinta era amatissimo e mi ha sempre intrigato, sono contentissima di poterlo finalmente provare. Volete un video su questo fondotinta? Scrivetemelo qui sotto, sono sicura che mi scriverete di sì. Altro prodotto è un rossetto di Charlotte Tilbury. Questo qui si chiama Matte Revolution nel colore, se non ricordo male, Pillow Talk. Dove è scritto? Non c'è scritto, sarà scritto sotto il rossetto. Sì, Pillow Talk. Wow! Non l'ho ancora aperto, mi sembra Natale, ragazzi, mi sembra fighissimo. Spero che. Allora, aspettate, prima che finisco questo video. Spero che questo video non risulti tipo: ah, guardate che cosa mi hanno mandato! Cioè, no, assolutamente non deve essere così minimamente questo video. A me piace tantissimo guardare gli unboxing
Non lo so, proprio perché, boh, mi piace vedere, mi piace guardarli, non c'è un motivo, mi piace guardarli. Voglio condividere con voi la mia felicità, ringraziarvi perché se mi mandano i prodotti è grazie a voi che mi seguite, quindi vi mando un abbraccio gigante. E così potete dirmi se qualcuna delle cose che mi mandano vi interessa particolarmente, per cui volete un tutorial piuttosto che un video dedicato, piuttosto che una recensione. Insomma, fatemelo sapere. Il rossetto in questione è appunto Pillow Talk. Questo rossetto sembra super mega lussurioso, cioè è pesante e sembra che questo rossetto costi 50 euro, invece ne costa solo 30. Ma credo che costi tanto perché i rossetti di Charlotte Tilbury costano davvero tanto. Tipo Chanel, Saint Laurent, più o meno il prezzo è quello lì. Pillow Talk è la stessa matita che io utilizzo tantissimo sulle spose o quando cerco un colore nude da utilizzare su tantissime carnagioni diverse. E ero curiosa appunto di provare anche il rossetto. Questo è tipo un suo must, cioè ce l'hanno tutti i Pillow Talk. E appunto non vedo l'ora di provarlo. Adesso ho il rossetto liquido, se non ce l'avevo. Avevo già messo il rossetto su. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è la palette di Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Sono stata un po' stupida perché potevo scrivergli che volevo quella di Norvina, invece non ci ho pensato. E l'euforia del momento mi ha fatto scrivere questa palette qui. Non ho mai provato gli ombretti di Anastasia Beverly Hills, sono super curiosa. Ok, sembrano bellissimi. Sembrano davvero davvero stupendi. Questa palette mi ha intrigato molto perché io utilizzo tantissimo e amo moltissimo gli ombretti dai sottotoni caldi arancioni e ho deciso di prendere questa proprio perché è una palette dai toni neutri, cioè ha sia qualcosa di arancione sia qualcosa di più grigietto. Quindi è una buona via di mezzo, ma tanti ombretti tipo questo qui, Rustic, sono comunque abbastanza neutri. Quindi ho detto, ma usciamo un po' dalla mia comfort zone, facciamo qualcosa di diverso. E appunto sono contenta di aver ricevuto questa palette qui. Fatemi sapere se volete vedere un tutorial, mi intriga tantissimo. Questi ragazzi sono tutti i prodotti che ho ricevuto da queste tre aziende. Ringrazio tutte e tre le aziende, è stato davvero un piacere poter ricevere i loro prodotti. Non penso sarebbe stato il contrario. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, se magari volete vederne altri in futuro, se delle aziende mi manderanno i loro prodotti. Vi ricordo che vi lascio il link di tutte queste cose scritti qui sotto in descrizione, mi raccomando, andateli a vedere. E se questa tipologia di video non vi piace perché pensiate che io mi stia semplicemente vantando di quello che mi mandano, fatemelo sapere, vi ripeto, non è così, però magari per alcune persone può esserlo. Ricordatevi di spolliciare lì in su o di iscrivervi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e un abbraccione gigante. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!